Bella a tutti ragazzi, sono Ezio801 e benvenuti in questo nuovo video configurazione. Oggi faremo una configurazione per un PC da casa su configurazione Intel. Poi andremo anche su configurazione AMD, ma sarà il prossimo video praticamente. Allora, la CPU è l'Intel Pentium C3250 3,2 GHz, dual core, 3 MB di cache, le 3. Questa qua è la versione 9.9 scloccabile perché c'è il C3258 che è scloccabile, però non è che ha chissà quanto senso. È un wattaggio di 53 watt. La prossima scheda madre è la Gigabyte GH81M HD3. Ha molte feature. Per quel che costa, cioè 56 euro, per esempio supporta data 3, USB 3.0 e supporta due banchi di RAM a 1600 MHz. Queste qua sono le sue porte: due USB 2.0, una PS2 per mouse e tastiere un po' più vecchiotti. Poi abbiamo un VGA, un DVI, un HDMI, una DisplayPort, 4 USB 3.0, l'Ethernet e vabbè, le entrate audio. Veramente un'ottima scheda madre e niente, il massimo della RAM supportata è 16 GB. Le RAM, ho deciso di prendere le Kingston da 4 GB, normalissime RAM a 1600 MHz. Non hanno il dissipatore, ma vabbè, non è che ha chissà quanto senso. Andiamo avanti con l'hard disk, il Western Digital Cavier Blu da 500 GB. Penso che bastino e avanzino 500 GB. Beh, SATA 3, quindi 6 giga gigabit per secondo e niente, a 64 mega di cache e 3,5 pollici. Il prossimo pezzo è il case. Ho deciso di prendere le TechReplay 2.0 da 500 watt, cioè anche l'alimentatore da 500 watt alle USB 3.0 e niente, a me diciamo che per quel che costa è un ottimo case, secondo me. Anche molto bello di estetica, secondo me. Cioè, molto bello no, però diciamo è bellino di estetica. Sul frontale ho l'USB 2.0 le 3.0, poi vabbè, accensione, reset, anche queste qua per le schedine, questi, per le micro SD, accensione, reset, poi qui, vabbè, USB e audio. Qui si vede l'interno spartano come case e dietro si ha anche la possibilità di mettere una ventola d'80, credo. Sì, d'80. Va bene ragazzi, per questo video è tutto. Il prezzo di questo PC è di 236 euro e niente, io sono Enzo8801, ciao ciao. Hai gradito il video? Lascia un mi piace! Iscriviti al canale se non l'hai fatto, commenta per darmi consigli e pensieri su questo video, puoi trovarmi anche su Facebook, Instagram e ovviamente su YouTube. Ciao raga!